Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la cronaca perché la magistratura ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia sul corpo della donna originaria della provincia di Teramo che è morta ieri durante un'escursione sul Ganzasso con la propria famiglia. Il marito e i due figli fortunatamente sono rimasti illesi. Andiamo a vedere il servizio. Ha perso la vita davanti agli occhi esterrefatti dei suoi familiari. L'incidente è avvenuto a 2561 metri di altezza. È stata la furia di un torrente d'acqua e detriti a travolgere la donna di appena 44 anni. Sul Monte Prena, una delle vette più alte del Gran Sasso d'Italia, la famiglia di quattro persone, mamma, papà e due figli di 13 e 9 anni, si era recata per trascorrere una domenica in alta quota. Purtroppo è successo questo incidente, siamo stati allertati intorno alle 19:20, è arrivata una chiamata al 118, il 118 ha allertato la base di soccorso, sono state allertate le squadre del soccorso alpino, si è raggiunta la zona di Campo Imperatore, abbiamo acquisito notizie più certe sull'incidente perché all'inizio non avevamo notizie certe, tramite le indicazioni della figlia di questa coppia. Un violento temporale ha colto alla sprovvista i malcapitati, provocando l'ennesima tragedia in montagna. In poco tempo, infatti, un'enorme quantità di acqua si è riversata a valle, trasportando rocce e massi e travolgendo la donna che non ha più avuto scampo. Una situazione estremamente pericolosa, tale da costringere il padre, inerme di fronte all'accaduto e bloccato insieme ai figli su un dirupo di 50 metri, a mandare la tredicenne in cerca di aiuto. La ragazza, giunta a valle, ha lanciato l'allarme al 118 grazie ad un passante che l'ha accompagnata a Campo Imperatore. È stata poi una squadra del soccorso alpino a recuperare in elicottero padre e figlio allo strenuo delle forze. La famiglia era residente a Teramo e l'uomo, dipendente della ASL, è stato ricoverato all'ospedale dell'Aquila con una prognosi di una ventina di giorni a causa di un principio di ipotermia e alcune contusioni. Intanto l'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia per capire se la donna sia morta a causa di un malore o per i traumi riportati. È stato rischioso secondo lei avventurarsi in previsione anche di condizioni meteorologiche avverse? Le condizioni meteo sono un fattore importante in montagna, il problema è che il pericolo, il rischio aumenta con condizioni meteo di questo tipo. Queste sono condizioni meteo, non sono di carattere eccezionale, in questo periodo purtroppo sono normali. È invece fortunatamente fuori pericolo il 18enne aquilano colpito da un fulmine a pochi metri dalla vetta sul Monte Camicia. A lanciare l'allarme al 118 da 2500 metri di altezza è stato uno dei quattro compagni di escursione. Nonostante il giovane sia stato colpito da una violenta scarica elettrica che l'ha fatto balzare in aria, è salvo. E ancora cronaca: a perdere la vita a Casalbordino ieri sera è stato Michele Tilli, 45 anni, di San Salvo, in provincia di Chetima, originario di Fraine. L'uomo è stato investito mentre usciva dalla festa della cantina sociale Madonna dei Miracoli. L'uomo, all'altezza dell'ingresso della cantina, stava cercando di raggiungere l'autoposto della strada quando una Ford Focus guidata da un giovane lo ha investito. La Croce Rossa era presente all'evento per assicurare il servizio di assistenza sanitaria e dunque intervenuta in maniera tempestiva. L'uomo è stato trasportato dal 118 all'ospedale di Vasto, ma è morto a causa delle gravi contusioni riportate. Sull'incidente indagano i carabinieri. E adesso la politica. Il centrodestra regionale critica aspramente la giunta D'Alfonso, soprattutto in merito ai provvedimenti per il salvataggio dell'Isa e a quello sulle province. Andiamo a seguire insieme il servizio di Paolo Renzetti. Un centrosinistra paralizzato e alle prese con importanti decisioni per il futuro dell'Abruzzo. È una critica a 360 gradi quella che il centrodestra unito rivolge alla giunta D'Alfonso, in particolare sul riordino delle province e sul salvataggio dell'Isa dell'Aquila.
provvedimenti tardivi, provvedimenti fatti male. Sulla cultura noi chiediamo un sostegno sì all'Orchestra Sinfonica, ma anche a tante altre associazioni e enti meritevoli, ne sono 14 che ricevono finanziamenti dal Fondo Unico per lo spettacolo. Per quanto riguarda le province abbiamo presentato emendamenti per dare un senso a questo provvedimento, emendamenti che sono stati firmati anche da alcuni consiglieri di maggioranza, il che testimonia la bontà e la serietà dei nostri, delle nostre proposte. Una legge, fra le altre cose, sulle province, che nel primo articolo chiede a sé i poteri, cioè la giunta regionale chiede di evocare a sé i propri poteri su quelli che sono i veri fattori più importanti, quindi competenze, finanziamenti soprattutto, delegando poi alcune cose ai comuni, tipo il trasporto, l'assistenza e il trasporto disabili per le scuole medie superiori, che i comuni non possono sicuramente mantenere. Domani saremo lì con i nostri emendamenti, firmati anche da consiglieri della maggioranza, a fare battaglia per il bene della nostra provincia. Qualora questo non si riuscisse a fare, faremo ostruzionismo fino alla fine, perché non può passare una legge in questa modo. Ancora polemiche a Pescara sul caso dell'inquinamento del mare a seguito della rottura della condotta fognaria lo scorso 28 luglio. Ad attaccare l'amministrazione Alessandrini e l'esponente di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo. Per mesi escrementi sono andati direttamente nel fiume e nel mare. Ovviamente tutto ci è stato tenuto nascosto come cittadinanza e nonostante una cura di cavallo di OxyStrong, cioè questo disinfettante che viene buttato, bisogna anche capire quanto e se era legittima la modalità utilizzata, ma non voglio contestarlo perché manchiamo anche di documentazione per poterlo fare con, in maniera seria e con conforto di tecnici e specialisti indipendenti. Però una cosa è certa, che dopo tutto questo OxyStrong è stata talmente tanta la quantità di escrementi finita in mare che sono stati superati comunque i limiti di legge rispetto alla balneabilità, ed è gravissimo, e non è inutile che faccia l'offeso il sindaco e la sua corte miracoli. Se l'avesse fatto Mascia, il PD avrebbe già chiesto le dimissioni o l'impiccagione. Il sindaco, come autorità sanitaria, doveva mettere il divieto di balneazione e basta, fino a che, sempre sulla base della legge, fossero venuti meno i problemi relativi alla balneabilità dell'acqua. Non averlo fatto sulla base di presunte intuizioni è una cosa di una gravità estrema, perché ha a che fare con la tutela della salute dei cittadini, che viene prima di qualsiasi interesse economico. E a Pescara ci sono polemiche anche sullo sgombero del mercatino dei senegalesi nell'area di Risulta, che intanto prosegue in maniera volontaria. L'amministrazione comunale dice che sta studiando soluzioni alternative. Vediamo. Vice Sindaco Del Vecchio, prosegue la chiusura del mercatino della zona della stazione, quali novità ci sono? Noi ci auguriamo di poter ripristinare quell'area in una maniera, come dire, normale, con la condivisione e l'apporto di tutti. Vogliamo evitare in tutti i modi l'uso della forza, che non è mai una cosa, come dire, utile e buona, soprattutto nei rapporti con una comunità con la quale ci siamo integrati molto bene. Noi ci siamo integrati e loro si sono integrati con noi. Però quell'area lì rappresenta un vulnus per quanto riguarda la concentrazione di non solo regolari o coloro che si possono mettere in regola, ma su una serie di abusi, di degrado e anche di condizioni di particolare antigenicità. Stiamo lavorando perché possa liberarsi l'area in maniera pacifica, con la condivisione e con la, diciamo, la collaborazione di tutti, anche con la parte delle forze dell'ordine che ci sostengono, ci supportano in un'azione di collaborazione. Ci auguriamo che possa essere fatto nel più breve tempo possibile, che vuol dire nella giornata anche di oggi possibilmente, offrendo a queste persone una possibilità dove allocarsi nuovamente per svolgere con regolarità, con sicurezza, con il rispetto di norme igieniche, la loro attività lavorativa. Rappresentano anche loro dei cittadini e delle persone che devono lavorare. Quindi l'invito che rivolgo è che tutti facciano la propria parte perché tutto possa tornare nella normalità senza azioni di forza.
Adesso parliamo di cultura, taglio pesante per il 2015 ai fondi del FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo. Domani in Consiglio regionale si attende intanto una decisione sul salvataggio dell'istituzione sinfonica abruzzese. È la provincia dell'Aquila la regina per il 2015 degli stanziamenti del fondo FUS, il fondo unico dello spettacolo del Ministero dei Beni Culturali, con 2.847.000 euro. Per gli enti culturali delle altre province pochi spiccioli o quasi. Si va dai 32.900 euro della provincia di Chieti, ai 117.000 di quella pescarese e ai 92.900 della provincia di Teramo. Tagliata fuori la Società della Musica Primo Riccitelli, mentre si salvano l'Associazione Benedetto Marcello e l'Ax Abruzzo Circuito Spettacolo, tutte del Teramano. Mentre a Chieti a fare le spese dei tagli è il Teatro di Tradizione del Marrucino. Un duro colpo in tempi di vacche già magrissime per il mondo della cultura abruzzese, sul cui futuro è intervenuto l'ex direttore artistico del TSA Federico Fiorenza. La rivoluzione più fondamentale per l'Abruzzo è la perdita di finanziamenti storici, per esempio il finanziamento e il riconoscimento del Marrucino di Chieti come teatro di tradizione non c'è più, il riconoscimento della Riccitelli di Teramo non c'è più, come passato presente dell'Aquila non è stato finanziato. Chi ha perso oggi il finanziamento e quindi il riconoscimento come FUS non lo potrà riavere per 3 anni. Intanto, quella di domani sarà una giornata decisiva per l'istituzione sinfonica abruzzese, a un passo dal baro e dalla chiusura, dopo il taglio dei fondi regionali ed il mancato accordo sulla variazione di bilancio da 800.000 euro, che consentirebbe la sopravvivenza dell'ente culturale, dove lavorano circa 50 persone tra tecnici, personale amministrativo ed orchestrali. Io non parlerei di salvataggio, si parla sempre di salvataggio, abbiamo partecipato tutti alla difesa dell'istituzione sinfonica abruzzese, che è un'eccellenza della regione, è un'eccellenza nazionale. Parlerei più di conferma di una linea di indirizzo, che la linea di indirizzo è quella di dare sostegno e direi proprio riconoscimento a quella che è l'attività di una grande orchestra. Tra Pescara e Spoltore parte il lavoro di messa in sicurezza di Fosso Grande, insomma ci si prepara alla stagione delle piogge, all'inverno. Andiamo a vedere insieme i lavori nel servizio. 600.000 euro di investimenti per la messa in sicurezza di Fosso Grande. Sono partiti in queste ore i lavori che vedono in campo la Regione e le amministrazioni comunali di Pescara e Spoltore nella zona a ridosso della motorizzazione civile. In vista della stagione invernale si punta ad evitare i danni provocati dal maltempo negli anni scorsi. Un impegno mantenuto, soprattutto un impegno mantenuto grazie alla Regione Abruzzo, che interessa moltissimo gli abitanti di questa zona ma anche gli abitanti di Via del Circuito. Ricordiamo infatti che gli ingenti danni alle abitazioni che ci sono state a dicembre del 2013 sono state causate dall'alluvione del fiume, ma soprattutto dall'ostruzione che hanno trovato le acque di questo fosso che hanno invaso appunto tutta la zona di Via del Circuito. È un lavoro per cui è previsto circa 100 giorni di tempo, speriamo di poterlo realizzare molto prima. Un impegno importante che però probabilmente poteva essere anche portato a termine prima. Sì, sicuramente quando si tratta di questioni di sicurezza sono impegni che devono essere all'ordine del giorno e soprattutto nelle priorità di ciascuna amministrazione. Qui però si tratta di un impegno che viene mantenuto dopo moltissimo tempo, nessuno aveva mai pulito Fosso Grande, invece è un impegno assolutamente fondamentale. Questa grande sinergia tra i due comuni, grande collaborazione Spoltore e Pescara ha fatto in modo che la Regione, che ringrazio, oggi ha portato un risultato molto aspettato e molto atteso per far sì che quei grandi eventi negativi non si ripetano più. Voltiamo pagina. Dal 21 al 26 agosto Casa Abruzzo a Milano metterà in mostra le tipicità delle colline teatine, una settimana di grandi eventi nell'ambito dell'Expo di Milano che vede per la nostra regione numeri positivi. Alessandro, ci sono novità per quanto riguarda Casa Abruzzo che presentate oggi in regione, di cosa si tratta? Ha un grande progetto delle colline teatine che rappresenta un'area geografica della nostra regione molto importante, è il ponte tra il mare e la montagna, ha una stessa caratteristica che è quella della presenza dei nostri vitigni, del maggior numero delle cantine sociali, del maggior numero delle cantine private, insomma numeri straordinari che se raccontati a Milano e non solo a Milano credo possano diventare attrattore turistico fondamentale.
Siamo arrivati praticamente a metà dell'Expo di Milano. Quali sono i risultati raggiunti fino ad oggi proprio con Casa Abruzzo? Il bilancio è assolutamente positivo, credo che questo più che dirlo io lo dicono gli operatori. Questa è la stagione in Abruzzo dove si registra la migliore performance in termini di presenze turistiche. La migliore dell'Emilia, migliore della Puglia, migliore della Sicilia, non sono io a dirlo ma sono studi nazionali recentissimamente pubblicati di cui la stampa nazionale ne ha dato conto. Un pezzo di questo risultato deriva anche dalla capacità di promuovere la nostra regione a Milano, ma è solo l'inizio, questo metodo continuerà avanti. Io ringrazio i sindaci, gli amministratori locali che hanno saputo fare squadra e mettersi insieme. E adesso la pagina degli eventi e degli spettacoli. Grande successo ieri sera alla Civitella di Chieti per il concerto del trio Il Volo, vincitore dell'ultimo festival di Sanremo. Francesca Romana Testi. La tappa abruzzese è un po' un fuori programma, però era assolutamente doverosa perché avete un grandissimo seguito, perciò innanzitutto all'abruzzese che vuol dire stare alla Civitella? Loro vengono da una regione meravigliosa, piena di storie, piena di cultura, che facciamo anche 6 concerti in Sicilia, nella loro regione, quindi l'ho voluto fortemente, un bel concerto qui a Chieti, in Abruzzo, in questo bel posto davvero, devo dire. Per me è davvero un onore tornare in Abruzzo dopo i tanti viaggi e poter cantare per il pubblico abruzzese. Questa sera parlerò anche un po' in dialetto, dai, così ci facciamo due risate. Quindi sono davvero felice anche di portare i miei amici, colleghi qui nella mia regione. Ci stiamo divertendo, anche siamo andati al mare, giochiamo a calcio in spiaggia, vero? Quindi dai, sarà una bella serata. Come ha detto già lui, voi siete abituati a vivere l'Abruzzo perché ci siete stati in tantissime occasioni. Il pubblico l'avete visto perché dopo la vittoria di Sanremo davvero è anche qui fuori, insomma, pieno di fan che vi aspettano. Questa sera ci sarà qualcosa in particolare? Noi parto dall'inizio, siamo legati a questa terra perché da ieri siamo cittadini onorari di Rosetto degli Abruzzi, quindi ci sentiamo a casa. E dopo stasera faremo il nostro concerto, faremo quello che ci verrà, perché noi non abbiamo mai un copione, quindi quello che vedrete su palco è tutto naturale. Bene, abbiamo dei punti di riferimento, ma cambiano sempre. Poi l'ultima volta ci avete detto tutto quello che sapete in abruzzese. Sì, appunto, l'ultima volta, adesso evitiamo. Sing buone, come stai? Però filtra a mano, per chi ci sta guardando da Chieti, soprattutto da qua, dicono in modo diverso. Invece un saluto al pubblico abruzzese. Ok, ciao a tutti, siamo Il Volo. Mandiamo un saluto affettuoso. Niente, che cosa posso aggiungere? Viva l'Abruzzo! E restiamo ancora in tema di musica. Sarà la splendida cornice del Parco dei Priori a Fossa Cesia ad ospitare il Venere Wine Jazz, manifestazione che coniuga ottima musica ed eccellenti prodotti vinicoli. Ospite la sera di domani il Nicola Di Camillo Trio con Kelly Joyce. Venere Wine and Jazz 2015 a Fossa Cesia, uno spettacolo, insomma, il golfo di Venere e soprattutto buona musica e buon vino. Sì, insomma, è quello che volevamo. Volevamo partire subito con un concerto sempre molto, molto, molto bello in una location, penso che è una delle migliori in Abruzzo. E abbiamo deciso di farlo a Fossa Cesia, a San Giovanni in Venere, perché penso che sia un biglietto da visita per chi ci viene a vedere e c'è, insomma, con una buona musica da contorno. Sì, in anteprima c'è stata già il 3 agosto a un Trabocco Pesce Palombo, è stata bellissima, dove abbiamo presentato il progetto, e poi martedì 11 ci sarà il concerto vero e proprio con Kelly Joyce e Nicola Di Camillo, che faranno, insomma, la copertina su questo bellissimo concerto, dove ci sarà un connubio tra la musica jazz, quindi, e il vino.
Ed ora la pagina dello sport con il calcio. Con un gol per tempo di Valotti e Torreira, il Pescara ha superato il Sud Tirol di Stroppa per 2-0, approdando al terzo turno di Team Cup. Domenica prossima trasferta sul campo dei Granata del Torino. I carichi di lavoro si sono fatti sentire durante la partita. La prestazione dei biancazzurri non è stata eccelsa, ma il passaggio del turno non è mai stato in discussione. Vediamo. Come l'anno scorso, il Pescara troverà nel terzo turno di Coppa Italia il Torino nella gara del prossimo 16 agosto allo Stadio Olimpico. All'Adriatico ieri sera buona la prima con Giovanni Stroppa, che non è riuscito a giocare un brutto scherzo alla sua ex squadra che aveva allenato in Serie A prima delle dimissioni. L'11 altoatesino, dotato di buone individualità come Kirilov e Crovetto, ha giocato con coraggio e senza fare barricate, ma alla fine a prevalere è stata la maggiore esperienza della squadra di Massimo Modo. Alla vigilia c'era curiosità per vedere all'opera la formazione abruzzese, soprattutto dopo gli ultimi arrivi, e fra i nuovi a brillare sono stati soprattutto Valotti e La Padula. Il primo è stato devastante soprattutto nella prima parte di gara, il secondo sempre presente in fase d'attacco. L'avvio è però degli ospiti, che si vedono pericolosamente al 12° e 13° con Kirilov e Maritati, che si divora il vantaggio tu per tu con Fiorillo, che riesce a parare. Inesorabile scatta così la legge non scritta del calcio, con la rete di Mattia Valotti che al 16° mette alle spalle di Miori dopo una buona azione di La Padula. La gara è vivace al 20° e ancora Maritato a chiamare la risposta, il portiere biancazzurro. L'occasionissima per il raddoppio abruzzese capita ancora sui piedi di Valotti, a cui si oppone molto bene il portiere bolzanino. Al 27° si vede il volenteroso Ante Vukušić che impegna a terra Miori dalla distanza. Finale di tempo di marca biancazzurra con Valotti che al 45° in area, anziché tirare, cerca un compagno che non c'è, permettendo al Sud Tirol di salvarsi prima di una conclusione di Verre deviata in angolo dal portiere ospite. La ripresa si apre al primo con un delizioso colpo di tacco di Mattia Valotti che colpisce la traversa. Fosse arrivato il gol, chissà cosa avrebbero detto gli esteti del calcio. Passano 4 minuti e Lucas Torreira raddoppia, segnando il primo gol con la maglia bianca-azzurra e chiudendo di fatto il match. Il raddoppio dei ragazzi di Oddo gela infatti la formazione ospite, che si disunisce e rischia anche al 22° su un tiro di poco alto di Vukušić prima di metà ripresa, quando i bolzanini hanno però due occasioni con Furlan e Kirilov tra il 24° ed il 25° con Fiorillo, che riesce però a limitare i danni e che al 37° deve poi salvare su punizione violenta di Mladen. Il Pescara festeggia la prima vittoria da 3 punti, ma da oggi il pensiero torna sul mercato, con la dirigenza biancazzurra decisa a regalare al tecnico Massimo Oddo l'attaccante tanto atteso. E adesso scendiamo negli spogliatoi proprio per ascoltare il tecnico del Delfino Massimo Oddo e l'ex tecnico biancazzurro Giovanni Stroppa. Ma vabbè, era importantissimo secondo me vincere, perché nonostante non abbiamo fatto una bella partita la curva ci ha applaudito, quindi questo vuol dire che anche la curva si aspettava una partita non esaltante. Ma penso che faccia parte della normalità. Non ho visto gli altri risultati di primavera, ma sono pronto a scommettere qualche risultato strano c'è stato, come è normale che sia. Anche soli 90 minuti sulle gambe in più che aveva su Tirol si sentono. Oggi ci sono praticamente tutti i giocatori che non hanno mai fatto 90 minuti, lo hanno fatto in 7 praticamente, e quindi non era facile. Siamo all'inizio. Abbiamo trovato una squadra che all'improvviso ci ha cambiato modulo, perché si doveva presentare 4-3, abbiamo fatto fatica un po' al primo tempo, perché ovviamente fino adesso non ho avuto modo di provare le diverse soluzioni nel giocare contro una difesa 5 o una difesa 3. E abbiamo preparato quella partita, abbiamo fatto un po' fatica, perché insomma dalla panchina, se non prepari prima durante gli allenamenti, fai fatica a spiegare determinate uscite. Infatti tante volte le abbiamo fatte discretamente, altre volte un po' fuori tempo abbiamo preso qualche contropiede. Ci sono state anche note positive, anche dei singoli, la conferma di Torreira, Valotti, Vukušić molto bene, e sono molto contento perché ha fatto una partita, un'ottima partita, secondo me è stato tra i migliori, un po' sfortunato su qualche rimpallo, però sono contento di tutti, dai. In difesa qualche errore probabilmente, soprattutto molti. Nel primo tempo? Sì, molti errori,
molti errori dovuti al fatto che ogni tanto andavamo un po' fuori tempo sulle uscite volendo essere aggressivi e ogni tanto abbiamo preso qualche contropiede di troppo e ovviamente la difesa va in difficoltà e poi se ci mette anche qualche errorino che fa è normale, sono tutte cose che si possono limare. Sì, diciamo che nel nostro miglior momento c'è stato il gol del Pescara, dopodiché abbiamo allentato un po' e poi abbiamo fatto la partita come dovevamo farla, pensando di poter migliorare le prestazioni che abbiamo avuto fin qui. Ci sono stati dei fischi quando è stata letta la formazione, è stato letto il nome di Stroppa, ma perché? Ma perché andate sempre a prendere le cose negative? No, la domanda era questa. Io ero negli spogliatoi, sereno e tranquillo a preparare la partita, basta. No, ma quello che è stato, Stroppa si riesce a dare una spiegazione di perché i tifosi... No, non me la darò mai se non me la date voi, quindi i problemi sotto questo aspetto non ci sono. Non voleva essere una domanda polemica, no, voleva solo... però stiamo parlando della partita, siamo in un momento sereno, andiamo sempre a trovare qualcosa che... No. È il nostro lavoro. Sì, perfetto. Okay. Comunque non ha lasciato bene Pescara Stroppa. Andiamo avanti con un gol per tempo. Il Cittadella batte a domicilio 2-0 il Teramo. Troppo leggera in avanti la squadra di Vivarini che non crea grattacapi alla compagine veneta. Nonostante i limiti, il tecnico biancorosso guarda i lati positivi e la voglia di lottare del gruppo. Andrea Costantini. Il Teramo soccombe al Bonolis e saluta subito la Team Cup. Ad avanzare al turno successivo è il Cittadella che con le reti dei giovani Bizzotto e Giallov si garantisce un ferragosto di prestigio in casa dell'Atalanta. Per una serie di motivi il tecnico Vivarini già nei giorni antecedenti la partita aveva messo tutti in allerta. Il ritardo nella preparazione particolarmente marcato e la rosa ancora incompleta erano fattori di insidia contro una squadra appena retrocessa dalla B ma con diversi elementi che possono fare la cadetteria ad occhi chiusi. Ai biancorossi non è mancata la volontà e la tenuta fisica è stata anche migliore del previsto, ma in 90 minuti si è vista una sola palla gol, quella di D'Agostino al 18° sullo 0-0. Teramo leggero e spuntato, al resto hanno pensato alcuni errori che vanno messi in conto in questo periodo e su cui si dovrà lavorare. Di contro il Teramo si è trovato un Cittadella solido che ha concesso in nulla dietro e ha sfruttato la velocità dei suoi avanti per fare male, senza dimenticare l'incubo del processo sportivo che aleggiava sul Bonolis, anche se i quasi 1500 spettatori non hanno fatto mancare il loro sostegno, specie nell'immediato dopogara. Il Teramo ha incassato il primo gol al 22° su ripartenza subita da angolo. Tonti ed Emperor si ostacolano, il portiere liscia il rinvio e il giovane attaccante ringrazia. Dopo una palla gol fallita da Coralli al terzo della ripresa, il Cittadella ha chiuso i conti con lo sprint di Giallo nel terzo e ultimo minuto di recupero, dopo che Alfonso aveva trascorso per il resto un pomeriggio tranquillo, benché Vivarini abbia provato nell'ultima parte di gara la strada del trequartista D'Agostino e poi Petrella dietro le due punte. Amadio e Scipioni i migliori tra i biancorossi. Ora tutte le attenzioni tornano al processo di mercoledì. Se il Diavolo manterrà la Serie B servirà un mercato importante nell'ultima settimana di agosto. Siamo a due settimane da inizio del lavoro, quindi chiaramente non possiamo essere brillanti, non possiamo essere pronti a fare delle partite importanti, però la cosa che mi è piaciuta è che si è visto una squadra che potenzialmente può migliorare tantissimo, quindi questa è la cosa che ci tenevo, quindi prendiamo le cose positive, analizziamo gli errori, perché chiaramente per avere una squadra solida, una squadra che possa dire la sua in un campionato così importante, bisogna migliorare tutti gli atteggiamenti, tutte le giocate. Ancora Team Cup con una brutta Virtus che cede allo Juve Stabia. Alessio Giancristoforo. Io penso che le sconfitte non siano mai digeribili, a prescindere se possa essere campionato o Coppa Italia, perché comunque penso che quando una squadra va in campo deve andare sempre per cercare di fare risultato, perché è troppo importante. Per quanto riguarda la prestazione di stasera non c'è niente da salvare, dove la Juve Stabia c'è stata superiore sia a livello tattico sia a livello fisico e anche a livello tecnico, quindi c'è poco da dire, bisogna guardare l'aspetto positivo, che peggio di così non si può fare, si può solo migliorare. Sicuramente la condizione
condizione fisica nella categoria di differenza di categoria ha importanza, però non può giustificare una prestazione del genere, a maggior ragione dove magari si può essere in difficoltà perché magari la squadra avversaria sta meglio di noi. Allora a maggior ragione bisogna cercare di ragionare e cercare di fare le cose più semplici possibili, no? Invece magari abbiamo provato a far poco di quello che magari siamo capaci di fare, quindi il rammarico è per non averci neanche provato e magari aver fatto il gioco di una squadra avversaria che magari in questo momento stava meglio di noi e stava giocando meglio di noi. Ma la società sa delle caratteristiche tecniche e morali di cui ha bisogno questa squadra, quindi lo sanno benissimo e quindi... Una brutta figura del genere può spronare la società ad accontentare casomai con più forza le richieste del mister? Ma io non penso che ci sia bisogno di una sconfitta per capire di cosa ha bisogno questa squadra e ripeto, oltre a rimpiazzare i prestiti sono andati due giocatori di nostra proprietà sono andati via, quindi ripeto, la società sa quello che deve fare a tempo fino al 31 di agosto per cercare di metterci in condizione di ottenere il nostro obiettivo che è quello della salvezza. È chiaro che ricordiamoci che nonostante abbiamo fatto una stagione esaltante siamo arrivati 3 punti avanti le squadre retrocesse, quindi quello che dico è che sicuramente sarà un campionato di sofferenza, quindi siamo tutti uniti e compatti a maggior ragione. L'Aquila Calcio perde 5-0 nel secondo turno di Team Cup dal Novara che domenica prossima affronterà l'Udinese. Per i rossoblù un pesante stop in atteso dopo le buone prove offerte nelle prime gare nel primo turno contro l'Arezzo. Si ferma al secondo turno l'avventura dell'Aquila Calcio in Coppa Italia. Troppo forte il Novara di Baroni che travolge 5-0 il rossoblù, che al 40° del primo tempo regalano un pallone d'oro a Signori, che non deve far altro che appoggiare il pallone in rete. Vantaggio giunto dopo un pressing asfissiante dei piemontesi, che nel giro di pochi minuti hanno centrato una traversa con Buzzecogli e un palo con Rodriguez. La ripresa è solo di marca azzurra e già al terzo è Evacua a segnare la rete del 2-0. Il bomber si ripeterà 20 minuti dopo, per il poker, prima del tristi firmato da Viola su punizione. Il Novara non si ferma e dal 37° arriva anche il 5-0 messo a segno da Gonzales. Novara al terzo turno dove affronterà domenica il Friuli l'Udinese. L'Aquila torna a casa con un pesante passivo, inaspettato dopo il 2-0 inflitto all'Arezzo, nel primo turno di Team Camp al Fattori. Un brutto risveglio ed uno stimolo a lavorare ancora di più per mister Perrone e i suoi ragazzi. È tutto per questa prima edizione, io vi ricordo il prossimo appuntamento con il TG6 alle ore 19, grazie per essere stati con noi, buona giornata.